Volevo sapere se vedete nelle nuove leve qualcuno che possa prendere il vostro corso. Voi che eravate la bandiera dello skateboard italiano. Un abbraccio, siete mitici. Ciao da Nicola e salutate Olli da parte mia. Nicola, il loro posto, loro sono tornati, qual è il loro posto? Cioè, non l'ho capito io. Ma riguardo il nostro genere, tutto grazie per i complimenti, per averci messo, insomma, in questa posizione nei tuoi ascolti e detto addirittura, insomma. C'è proprio per il primo posto. Skacore non so quanto ancora sia in voga. Noi abbiamo suonato anche skacore, la nostra peculiarità era quella di spaziare un po' fra tutti i generi. Ovviamente lo skacore era quello che forse ci veniva meglio, quello che abbiamo prodotto meglio e che è stata un po' anche la nostra fortuna. Io conosco alcuni gruppi italiani che sono veramente meritevoli, che magari non ricalcano gli stessi passi, gli stessi generi, lo stesso genere. Forse, sai, io ne ho visto, ho incontrato uno dei Vanilla Sky che mi fa: per anni siete stati i nostri idoli, adesso siete vecchi, ciao, tocca a noi. E io ho detto: giusto, buon approccio, va bene così. Ma forse, incazzato. Forse se abbiamo lasciato un vuoto e il gruppo che lo deve riempire, se veramente è così, è un gruppo che come noi non si è posto delle barriere, come obiettivo si è posto di suonare il più possibile, di fare la propria musica. Sinceramente su questo sono sicuro che ci sono gruppi sia di genere sia che vanno a cavallo dei generi. Ci sono dei gruppi italiani che conosco che secondo me sono bravissimi, che soffrono di quel problema per cui è difficile suonare, trovare locali. Poi tu lo sai, se non sei esposto, se non c'è dietro una major che ti promuove, che ti fa andare in televisione, che ti fa passare il video, perché lo sapete anche lì ragazzi, non è che i video passano così perché passano, che volano, c'è sempre un motivo perché passano. È sempre così, la mafia non esiste solo nel lavoro, nella politica, la mafia esiste in tutto proprio, perché noi italiani siamo bravi a fare queste cose, ragazzi. Ma io sapevo siamo che bravissimi. La mafia non esiste. No, la mafia non esiste, no. Non esiste. Ok. Vabbè, però comunque anche lui diceva, non si può più parlare di skacore, ha avuto un suo momento, quindi sì, magari va cercata in altre realtà, non so, andiamo a prendere Mojomatix, per esempio, andiamo a prendere altre band. Sì, ma anche perché noi, ognuno di noi ha proseguito un proprio sentiero musicale e nessuno di noi credo che si sia più ricimentato nello skacore. Io personalmente no, è stato quello che facevamo bene assieme, sì. Era quello che ci veniva bene.